Oggi siamo a presentare i biscotti di Prato o Cantucci, che sono uno dei dessert più tipici della tradizione toscana. Biscotti secchi alle mandorle sono nelle nostre terre abbinati tradizionalmente con il vin santo. La ricetta risale al 1500 ed è formata da ingredienti molto semplici come la farina, lo zucchero, le uova e successivamente sono state introdotte le mandorle e i pinoli. È uno dei biscotti più famosi e conosciuti al mondo ed è un vanto del Made in Italy. Iniziamo la preparazione usando una ciotola per non sporcare troppo il banco, distribuendo la farina ai bordi del contenitore e inserendo al centro lo zucchero semolato, le uova, aggiungiamo gli aromi, la scorza del limone grattugiata, della bacca di vaniglia, ne basta mezza, per cui utilizziamo circa 300-350 grammi di farina. A questo punto inseriamo i pinoli della Versilia e le mandorle kombucha. La lavorazione è semplice, iniziando dal centro, mescolando quindi gli ingredienti quali uova, tuorli, zucchero, la frutta secca e gli aromi. Quando il composto è omogeneo, possiamo passare l'impasto sul banco per compattarlo esattamente in questa maniera, lo stendiamo e lo dividiamo in filoni in modo da poterlo poi portare in forno. Ci aiutiamo spolverando al limite il banco con un po' di farina. Il nostro biscotto è pronto per essere spennellato con del rosso d'uovo. A questo punto siamo pronti per andare in forno. La cottura è a circa 200 gradi per una ventina di minuti circa. A questo punto il nostro biscotto è pronto. Non ci resta che tagliarlo nella tradizionale forma prima che si secchi troppo, quindi senza farlo raffreddare. A questo punto il biscotto di Prato è pronto, non ci rimane altro che gustarcelo insieme al vin santo e buon appetito!